Piero, grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Quarto big match il girone A, Campetti Kennedy lato K tra Atletico Pigne e Sporting Lisbona. Risultato fermo sullo 0-0. Adesso prova ad andare in avanti l'Atletico Pigna, bello l'aggancio dell'attaccante con tacco, stop a inseguire che però viene intercettato dal difensore Ivone. Adesso Esposito per lo Sporting, scarica su Cimino, Cimino alza una palla a campanile su Sica, che però appena il tempo di intervento e favorisce la presa dell'estremo difensore. Sarà rimessa da laterale per lo Sporting, se ne incarica Ivone, anzi no, scusate, la rimessa è per l'Atletico che tira in porta verso Orlando che in due tempi fe blocca il tentativo. Adesso fase un po' confusa del match, si lotta su ogni palla. Ricordiamo che è il quarto match che viene disputato di seguito su questi campetti. Attentissimo nel frattempo Ivone, in chiusura sull'ala destra dell'Atletico Pigna che si incarica della rimessa laterale. E qui è un caso, c'è un giallo, stop di mano, tiro al volo, ma il tocco è giudicato in regola involontario dall'arbitro. Adesso ancora Sporting che pressa a centrocampo e ferma le manovre d'attacco dell'Atletico Pigna. Rimessa laterale per questi ultimi, se ne incarica il numero 10 che cede al difensore centrale numero 23 che allarga per l'ala sinistra, destra scusate, ancora per il centravanti il numero 10 prova a servire l'attaccante ma ha fatto buona guardia Esposito. Palla alzata a campanile direttamente fra le braccia dell'estremo difensore dell'Atletico Pigna. Rimessa lunghissima a cercare lo stacco del compagno attaccante. Però fa ottima guardia Salvatore Cimino. Ottimo difensore centrale dello Sporting. Ancora Ivone. Sono davvero fortissimi i ragazzi dello Sporting nell'anticipo di testa. Nell'anticipo aereo. Adesso Gallo, Gallo prova a servire Sica, Sica sbaglia lo stop e favorisce la ripartenza dell'Atletico Pigna. Adesso l'attaccante si allunga troppo la palla, sarà rimessa laterale, un'occasione sprecata in questo frangente. Poteva essere davvero pericolosa l'opportunità per l'Atletico Pigna che adesso è ancora in avanti con il numero 10 che prova a dribblare un avversario, un altro, e riesce il dribbling anche un po' fortunato. Il fraseggio con il compagno di reparto del 23. E sta ancora lo Sporting, bellissima, e il guizzo di Orlando sulla conclusione di prima dell'attaccante d'Atletico Pigna che adesso si accinge a battere il corner. Batte abbastanza male, libera Cimino, ma possiamo chiudere il collegamento. Ci vedremo per l'intervista migliore in campo. Ciao ragazzi.